Professor Ghisi, 30 anni fa Jacques Delors, l'allora presidente di turno dell'Unione Europea, le commissionò uno studio insieme a un'equipe di studiosi. Si trattava di capire le tendenze dell'economia europea fino al 2030. 30-40. E a che conclusioni siete arrivati? E siete partiti da una domanda molto semplice. La domanda era semplice e è stato, ci siamo detto, eravamo 12, non ce la facciamo a 12, dobbiamo metterci in una comitiva, abbiamo fatto una comitiva di 65 economisti di punta di tutta l'Europa. E è stata una riuscita intellettuale enorme perché siamo arrivati a conclusioni molto semplici. Quattro idee. Cinque. Uno, il modo di sviluppo dell'Europa per il momento è sbagliato. Perché? Sottovalutiamo il capitale umano perché c'è disoccupazione, non c'è posto di lavoro e sopra utilizziamo il capitale naturale. Dobbiamo fare il contrario. Dobbiamo proteggere il capitale naturale dell'Europa e investire sul capitale umano dell'Europa. E questa domanda che voi vi eravate posti diceva se un'azienda futura avrebbe mai investito in risorse umane, in operai, oppure avrebbe piuttosto puntato sulla professionalità di ingegneri che dirigessero dei robot. Abbiamo, e questo è il secondo punto, abbiamo detto attenzione, stiamo passando dell'economia industriale che fa degli oggetti materiali con aziende a un'economia che sarà l'economia immateriale che fa della conoscenza, applicando della conoscenza a delle conoscenze per creare Facebook, Amazon, e questo è un passo che è un cambiamento di paradigma, che è della stessa importanza che il passaggio dell'Europa dall'agricoltura all'industria. Dunque è un cambiamento paradigmatico. Terza idea, ma per fare quello dobbiamo cambiare completamente la formazione continua e la scuola e l'università. Invece di preparare la gente per la società industriale, le dobbiamo preparare per la società della creatività umana. Vuol dire questo, vuol dire che dobbiamo cambiare l'educazione di 180 gradi, solamente quello. Per fare tutto questo dobbiamo aiutare gli imprenditori. Invece di mettere le tasse sul lavoro, mettiamo le tasse sull'inquinatore. E è possibile di fare questo in 10 anni. Abbiamo fatto tutti i calcoli. Dunque, era un cambiamento di modello che era evidente. Se vogliamo aiutare gli imprenditori a creare del lavoro, dobbiamo anche avere un incentive di tassazione che si sposta. Se non sbaglio, se ne parlava anche nel Trattato di Lisbona, di inquinamento, di mettere le tasse su chi inquinava. 7 anni dopo c'è stato un genio che è il primo ministro portoghese che ha detto: ragazzi, io vi propongo la strategia di Lisbona, entriamo in questa nuova economia, ma attenzione, ha detto il governo portoghese, questo è un cambiamento di paradigma economico. Allora il capo di Stato ha detto: ok, we sign, firmiamo, però tolga il primo paragrafo che parla di cambiamento di paradigma, di questo non vogliamo sentire. E dunque abbiamo fatto questa strategia di Lisbona mettendo il nuovo vino nelle vecchie botteghe. Non ha funzionato. Perché l'idea essenziale che abbiamo proposto in 93-94 è stata rifiutata dai capi di Stato
e dai ministri Ecofin, Economia e Finanza, perché volevano conservare la vecchia visione. Dunque la battaglia è una battaglia di visione. Questo forse anche perché oggi gli stati sono troppo in mano alla finanza anche? Direi peggio. Abbiamo creato in 10 anni con Delors un concetto di Europa che era d'un'energia molto più alta. Era una visione del futuro, una visione centrata sulla solidarietà umana, la creatività e l'apertura al futuro. Di questo i capi di Stato non hanno voluto. Dunque, questo libro bianco è stato una riuscita eccezionale a livello intellettuale, politicamente è stato il grande fallimento del governo Delors. Nel suo libro La società della conoscenza lei afferma che comunque questo cambiamento non si può fermare. No. E la buona notizia è che dopo Delors l'Europa ha cambiato direzione 45 gradi e siamo tutti diventati neoliberals. Abbiamo trasformato il progetto europeo in un progetto anglosassone, neoliberale, stupido. E dunque la mia conclusione è che l'europeo medio lo presente non sa spiegarlo, ma non ama questa Europa come è diventata, perché è diventata il simbolo dell'arricchimento del ricco e dell'impoverimento del povero. Ma questo non funziona, non è questa l'idea europea di base. L'Italia, gli italiani sono sempre stati, all'inizio perlomeno, degli europeisti convinti. Forse anche noi, nella media, gli italiani immaginavano un sogno nell'Europa che non si è avverato. No, perché il progetto stesso di Delors e dei trattati europei è praticamente altra cosa che ciò che l'Unione Europea adesso è diventata. Però c'è una buona notizia. La buona notizia è che il sistema di free market anglosassone sta crashando. Paf! Contro il muro. Dunque il dollaro è molto in pericolo. UK Pound è in pericolo e dunque stiamo assistendo al crash del sistema ultraliberale anglosassone per il momento, adesso. Stanno nel muro in un silenzio totale, stanno già nel muro. Come si può dire? Per esempio, il prezzo dell'oro, dell'argento, del petrolio, tutto è sceso di 10-15% in pochi giorni, 2 settimane fa. Perché? Perché la borsa è dominata da CDS. CDS vuol dire scommesse. Dunque le nostre borse sono diventate un casino, dove la gente gioca. Adesso questi anglosassoni molto intelligenti hanno immaginato CDS on CDS, vuol dire delle scommesse sulle scommesse. È stato diventato una macchina autosufficiente, tanto complicata, che nessuno sa prevedere ciò che va arrivare. E dunque i prezzi vanno giù, su, nessuno le può più controllare. E dunque questo sistema sta andando verso la sua propria morte, coscientemente, è molto strano. E dunque l'importante è che probabilmente stiamo assistendo in un silenzio totale a una placca tectonica, la placca tectonica industriale sta andando sotto la nuova placca tectonica che è post-industriale. Come questo avverrà, nessuno sa. Però preferisco che 10.000 ricchi perdano miliardi che d'avere una guerra. Dunque,
Per il momento non penso che andiamo verso una guerra mondiale, andiamo piuttosto verso crash finanziario. Una rivoluzione pacifica, insomma? Pacifica, e con, dobbiamo dire che in Europa, il piccolo risparmiatore è protetto, perché se crolla il banco, lui può conservare 100.000 euro. C'è la legge europea che protegge i piccoli, non protegge i grandi. Abbiamo visto in Cipro, andiamo verso un modello, penso che andremo verso il modello islandese. Il modello islandese hanno lasciato crollare le banche. E poi, qu'est-ce qui se passe? Non succede nulla. Capisci? E perché non fare quello per la Grecia, per l'Italia, per la Francia? Perché siamo tutti un po' nei debiti. Soprattutto, che per la Grecia, per esempio, si deve aggiungere che Goldman Sachs, in un silenzio totale, ha proposto alla guerra per qualche milioni di dollari di falsificare i suoi conti. L'hanno fatto. Quando l'hanno fatto, hanno fatto una riunione, un big dinner a Washington, e hanno invitato Soros e tutti i grandi speculatori, hanno detto: è il momento di speculare sul debito greco, perché noi abbiamo trafficato, sappiamo. Di questo non si parla. E il popolo greco deve pagare queste speculazioni. Non è giusto. Tutto questo la gente non lo sa, ma lo intuisce. Il cittadino ha ragione. Sente che non è il modo di soluzionare i nostri problemi di sopravvivenza e di sostenibilità. In questa logica industriale che sta andando verso la fine, non c'è soluzione. La buona notizia è che c'è già una nuova placca tectonica che si sta preparando, la società post-industriale.